Siete riusciti a produrre qualcosa, sono convinto di sì, anche sulla tragedia dei giorni scorsi dell'Emilia. Forte terremoto sul nord Italia, corro a fare il pieno, perché è la prima cosa a cui pensi oramai. Finale Emilia, crolla una torre del 200. Berlusconi dichiara, ne ricostruiremo una del 400. Non badava. A spese, il terremoto costringe Monti a rientrare in anticipo dall'America. Speriamo che non sia il tipo che te le rinfaccia, perché potrebbe essere un problema. Il sito Pontifex, già abbiamo ricordato quello che ha detto Sgarbi, ma il sito Pontifex, non so se lo conoscete, dice di peggio e dichiara: il terremoto in Emilia è una punizione divina. Ok per la casa di Ligabue, però le altre che cosa c'entrano? Non capisco per niente. Il Papa è vicino alle vittime, sempre dopo. Comunque, altre cose abbiamo trattato su questo tema, questi altri. Chiaramente la satira di Spinoza va dal Parabrezza e Padre Pio a tangenti. Abbiamo qui i casi più recenti, diciamo il crollo della Lega, che fortunatamente è capitato pochi giorni prima che il libro andasse in stampa, quindi abbiamo potuto inserirlo. Quando era andato in stampa il libro, lo stesso pomeriggio Andreotti è stato male e noi abbiamo in cuor nostro temuto di non riuscire a inserire la sua morte nel libro. Poi fortunatamente non è morto, non credevo che avrei mai detto questa frase di Andreotti, ma comunque il capitolo è pronto, eventualmente nei prossimi libri, forse in quello del 2015. Questa notizia che solleticò un po' la nostra curiosità: ragazza nata con due vagine. Ecco, voi pensate cosa possono fare 30.000 persone circa, di cui il 90%, e lo dico con rammarico, maschi, davanti a questa notizia. Noi chiaramente dedicammo questo capitolo, che aveva battute come queste. Ne vogliamo dire una per una, però dopo non c'è il microfono. Vabbè. Si sente, se sì. Ragazza nata con due vagine, più che un preservativo servirà un adattatore. Vabbè, niente. Questa era la prima, ve lo dico, poi andiamo avanti. Ragazza nata con due vagine, praticamente una palla da bowling. Vabbè, questa io non l'avrei detta, questa no? Ragazza nata con due vagine, già me le immagino lì a sparlare del culo. Ragazza nata con due vagine, in quei giorni ha il biciclo. Vabbè. Ragazza nata con due vagine, temo di non potermela permettere. Vabbè, questa è molto pecorezza. Ragazza nata con due vagine, per lei niente monologo. Ovviamente. Ragazza nata con due vagine, con lei la relazione è sempre un bivio. Il classico bivio. Ragazza nata con due vagine, sapeste quanto se le tira? Ragazza nata con due vagine, hai capito che paraculo lo Spirito Santo? Questo è un po' così, andiamo avanti, diamo un'altra. Ragazza nata con due vagine, l'altra è per uso personale. Questo, scusa. Ragazza nata con due vagine, ha il punto Gigi. Ecco, io con questa mi fermerei, perché difficilmente questo mi fa molto ridere. Già in quest'altra, ragazza nata con due vagine, il fidanzato, dai mettiti a gregge, va bene. Detta questa, io cercherei di uscire da questa situazione, chiedo scusa per i bambini presenti. Cosa vogliamo leggere? C'è quella del colesterolo ultra cattivo, ci sono tante notizie, il navigatore per donne, che è il nostro classico, sapete, però basta con le battute sessiste. Sapete, c'è un navigatore satellitare per donne, lo trattammo nel primo libro, non c'eravate l'anno scorso, quindi possiamo andarlo a riprendere. Navigatore per donne segnala le svolte dicendo di qua e di là. L'unica cosa in cui differisce il navigatore rispetto a quello che un uomo ride a crepapelle, vuol dire che guida spesso con una donna al suo fianco. Abbiamo poi il colesterolo ultra cattivo, che è un'altra notizia, che perché sapete c'è un colesterolo particolarmente dannoso, ma siccome i titoli devono vendere, devono fare sensazione, lo hanno chiamato il colesterolo ultra cattivo. Cioè, pensate cosa può fare il colesterolo ultra cattivo. Invito Franco a leggere qualcosa, faccio io senza microfono ora per parlare. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, tieni in ostaggio i ricercatori. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, lo brucerai all'inferno. Oddio. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, fa venire le maniglie dell'odio. Già lì te, quando ride non dai più tempo. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, è cresciuto con i valori sbagliati. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, va scolarizzato. Questa cosa non devi dire bellissima prima, perché si crea aspettative. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, ti risputa in faccia il Danacol. Scoperto il colesterolo ultra cattivo,
cattivo e il mandante di quello cattivo. Scoperto che il colesterolo ultra cattivo è talmente cattivo che le merendine te le lascia. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, quando l'arteria si fa dura comincia a giocare. Scoperto il colesterolo ultra cattivo, sembrava un colesterolo normale, hanno dichiarato i vicini. È una minchiata con cui forse chiuderei il capitolo colesterolo. È molto che andiamo avanti, noi abbiamo, leggendo una battuta, se ci... Monti, chi è? Non mi risulta, abbiamo Monti, sì, c'è. Ah sì, giustamente, vuoi qualcosa su Monti veramente? Sei sicuro? Non fanno ridere. Monti si insedia a Palazzo Chigi, gli consiglio di cambiare le lenzuola, come prima cosa, mi sembra giusto. Elsa Fornero piange descrivendo la riforma del lavoro, era la versione per non udenti, perché abbiamo il capitolo sul governo Monti, che si chiama appunto qualcosa di completamente diverso, perché quando è nato il governo Monti, ragazzi, tutti a sgranare gli occhi, perché sembrava veramente qualcosa di diverso. Monti inizia nel segno della discontinuità, la gnocca non mi è mai piaciuta, diciamo. 8 italiani su 10 credono in Monti, è un classico ritrovare la fede in punto di morte. Cerimonia a Palazzo Chigi, Berlusconi passa a Monti la campanella, sapete la campanella, non vi dico chi è arrivato quando l'ha provata, perché erano rimasti coi vecchi sistemi. Nella squadra di governo di Monti, Di Paola, Clini, Severino, Terzi, Balduzzi, Milanesi, Giarda, l'unico precedente simile è il Foggia di Zeman, perché nessuno sa chi sia questa gente. Monti dichiara, per formare il governo, ho svegliato Di Paola alle 3 di notte. È bello sapere che questi di notte dormono, eh? È un passo in avanti. Il nuovo esecutivo, due banchieri, un ammiraglio e un ambasciatore. Positive le reazioni della Prussia. Eliminato il ministero della semplificazione. Oh, funziona. Monti dichiara, non ho mai parlato di lacrime e sangue, pagate puntuali e nessuno si farà del male. Monti dichiara, chiederemo di più a chi ha dato meno. No dai, l'altro rene no. Monti va a messa, iniziano le consultazioni, vabbè, questa è una scemenza. Monti va a salutare il Papa, vuole tenersi buono il padrone di casa. Monti incontra Draghi, Berlusconi e il PD, tutte creature immaginarie. La Lega dichiara, difenderemo pensioni e risparmi, sono abituati a battersi per qualcosa che non esiste. Vasco Rossi dichiara, contento di essere vivo per vedere Monti. Ok, ora che hai fatto? Vabbè. Abbiamo altro su Monti, la riforma sul lavoro, vedo che tu hai la riforma sul lavoro e ti passo tosto il microfono. Anche se sembra che leggiamo tutti, ce ne sono tantissimi. 2500. Ne avremmo lette 200, cioè un decimo ancora. Allora, lavoro, in arrivo il contratto unico. Chi sarà il fortunato? Elsa Fornero si prepara ad annunciare la riforma del lavoro, già allertata la Kleenex. Elsa Fornero, la riforma del lavoro va affrontata in maniera laica, cioè spedendo i disoccupati nello spazio. Dopo un po'. La Cassazione, Berlusconi pagò Cosa Nostra, quindi non la amava davvero. Sono rivelazioni sconvolgenti. Berlusconi nega di aver dato soldi alla mafia, ma lui è fatto così, non gli piace vantarsi della beneficenza. Arriva il navigatore satellitare per anziani, tra 300 metri era tutta campagna. È una scemenza. Mauro Repetto si racconta, è il dramma degli esodati. Sapete, Mauro Repetto, avete detto in intervista, Mauro Repetto ora si esibisce, l'ex 883 per chi non lo conoscesse, si esibisce in teatro a Parigi. E che è quel tizio vicino ad Amleto che sta ballando? Incidente tra treni, due Freccia Rossa, si scontra una stazione Termini. Non sapevo ne esistesse più di una, se ne scoprono sempre di nuove. Incidente causato, secondo le ferrovie, da una circostanza imprevedibile, erano entrambi in orario. Ah, su Equitalia sapete, è stato il fatto del tizio che si è asserragliato nelle agenzie di Equitalia con 16 ostaggi, ne ha dovuti restituire 32. Pensate che come sono stati, è stato veramente terribile, questo mi è venuto in mente. È morto Mike Buongiorno, il notaio conferma. Vabbè, questo è un scemento, ho letto a caso. Sapete, Mike Buongiorno
c'è un'epopea anche post mortem di Mike Buongiorno, voi sapete, trafugarono la salma, rubata al cimitero la salma di Mike Buongiorno, ora è una corsa contro il tempo sperando di trovarlo ancora morto. Perché in effetti quello devi fare del cadavere di Mike Buongiorno, ritrovata la salma di Mike Buongiorno, ora sarà cremata. Così la finiamo una volta per tutte. Anche se a pensarci bene, cremata è più facile da portare via. Quindi forse non siamo arrivati alla fine. Qui si fanno i cazzi suoi le persone. Va bene, comunque andiamo avanti. Bambino rom fermato alla guida di una Twingo. È successo veramente, bambino di 2 anni fermato alla guida di una Twingo. 2 anni, aveva 2 anni, pensate. Il padre si giustifica, ero stanco di accompagnare al lavoro. Tra l'altro guidava una Twingo, sfido che chiedeva l'elemosina, scusate, questo è un problema. Altre notizie agghiaccianti, Lido di Ostia, bambini prendono a calci un immigrato, pensate, dormiva sulla spiaggia, il bambino prende a calci, arriva il bagnino e fa poco casino, ve lo buco, quindi tutto bene, finisce bene, l'immigrato è stato prontamente arrestato, chiaramente dopo poco, e quindi no, hai altro con cui finire? Stefani dà il calcio d'inizio in una partita tra detenuti, poi avanza palla al piede. Ha giocato chiaramente un tempo nei detenuti, un tempo nei parlamentari, perché era un po' queste sfide un po' così.